Massimo Bugani? Presente. Il Movimento 5 Stelle, quale principale organo di diffusione di notizie e comunicati, predilige ancora la rete o la tradizionale televisione e la vecchia carta stampata, i quotidiani per intenderci? Ma è evidente che la rete è il nostro canale fondamentale. Noi siamo nati su internet, continuiamo ad usare questo strumento che per noi è quello che fa la parte del leone. È chiaro che questo non vuol dire trascurare gli altri media, le televisioni, i giornali. Fra l'altro noi dobbiamo arrivare a tutte quelle persone, e sono ancora tantissime nel nostro territorio, che non hanno accesso alla rete, e quindi noi non siamo dei selvaggi, quindi ci fa piacere rapportarci anche con i giornalisti, fra di loro ci sono alcune persone rispettabilissime. E il rischio a cui si va incontro è di cadere nel vecchio tranello di autocompiacersi un po' troppo, diventare un po' narcisi. Ecco, a me piace citare una frase del grande Massimo Troisi che diceva: il successo non è altro che una lente di ingrandimento su quello che tu eri prima. Cioè, se eri uno scemo diventerai uno scemo ben noto, se tu eri una persona in gamba diventerai una persona in gamba molto conosciuta. Il centro storico è sempre stato una spina nel fianco della città, lo è per tante città, lo è anche per Bologna, problemi di parcheggi, autobus e quant'altro, servizi mancanti, possiamo citare tante problematiche. Sembra che le città non si vogliano evolvere, a Bologna anche, cosa ne pensi? Effettivamente a Bologna noi abbiamo una situazione drammatica, secondo noi, a livello di trasporti, traffico, inquinamento. E la ricetta per guarire, secondo noi, è molto semplice: partiamo dalle piste ciclabili. Noi abbiamo visto le giunte precedenti, come la giunta Cofferati, hanno fatto delle piste ciclabili fondamentalmente disegnando delle strisce sui marciapiedi piene di curve che ti viene a labirintite. Secondo noi le piste ciclabili sono in corsia protetta, e allora queste sì che inviterebbero le famiglie ad andare con i propri figli a fare un giro in centro con la bicicletta. Potremmo parlare dei parcheggi: abbiamo dei parcheggi tutti su strisce blu, quindi a pagamento, quindi si va sempre a gravare sulle persone che hanno poche possibilità. Abbiamo Sirio, queste telecamere che ti vietano di entrare in centro, ma solo se non sei furbo o se non sei uno molto abbiente, perché se uno è furbo con i permessi dei disabili, anche se non ha un disabile effettivamente in macchina, in auto con lui, può entrare. Se uno ha possibilità di pagarsi un parcheggio privato da 5-6 euro per stare in centro poche ore, allora può entrare. Quindi sono sempre tagliati fuori le persone più in difficoltà. Ok, non avendo però, diciamo così, non portando dentro soldi coi parcheggi o con qualsiasi altra cosa che stai dicendo, come facciamo poi a portare soldi nelle casse del comune? Hai una soluzione? Sì, io non dico di togliere tutte le strisce blu, ma di avere dei parcheggi liberi accanto ai parcheggi a pagamento. La soluzione per far recuperare dei capitali, dei soldi al comune, secondo noi è semplice, davanti agli occhi di tutti. Partiamo parlando delle consulenze folli che in questi anni le nostre amministrazioni hanno elargito a vari esperti, secondo noi con risultati non sempre all'altezza del costo. E posso fare un esempio: 200.000 euro per scegliere il colore da dare alle pareti esterne del Sant'Orso, secondo me è una cifra che un comune non dovrebbe mai spendere. Abbiamo dei dirigenti comunali che guadagnano cifre folli, si parla di 180-170.000 euro, poi ci vengono a dire che si riducono lo stipendio del 10%, sì, ma su queste cifre non vuol dire niente praticamente. Ci sono solo queste possibilità per recuperare soldi o ce ne sono altre? Ma ce ne sono anche altre. Una che ho denunciato in questi giorni: il Bologna Calcio deve 5 affitti arretrati dello stadio al comune di Bologna, Sacrati e la Fortitudo devono più di 6 milioni di euro al comune di Bologna, soldi sui quali l'attenzione del comune si è distolta e mancano, e noi li facciamo pagare ai cittadini. Tutto questo però te capisci che comporterebbe pestare i piedi a chi da sempre trae profitto dal disagio. Ma non scopriamo l'acqua calda. A Bologna i poteri sono sempre quelli, i politici fanno i loro interessi, quelli delle loro tasche, quelli dei loro pochi amici, e a rimetterci sono sempre i cittadini onesti. Sulla crisi del lavoro, Massimo, non so se chiederti qualcosa, perché ritengo che sia un dato sensibile. Te la senti di dire qualcosa? Ma certo, è un problema molto sentito dai cittadini bolognesi. Anche noi del Movimento 5 Stelle ovviamente abbiamo posto l'attenzione su questo tema.
una prima cosa sotto gli occhi di tutti è la concorrenza sleale. Noi ci troviamo ad ogni angolo della strada con persone ridotte a livello di schiavi che lavorano per pochi euro, e qui ci tengo che sia ben chiaro, assolutamente non abbiamo nulla contro le popolazioni, le persone extracomunitarie, stranieri, cinesi che vengono sul nostro territorio a lavorare. Il problema è che alle loro spalle spesso ci sono dei giri che li fanno lavorare in schiavitù. Inoltre noi vediamo serrande chiuse, affittasi, vendisi, questi cartelli ad ogni angolo della strada. Sembra diventato un po' il Bronx, il centro storico di Bologna. Noi dobbiamo assolutamente colpire i monopoli, questi centri commerciali che aprono ogni 2-3 mesi, non si sa bene per cosa, per quale motivo, non ci dicono, non hanno neanche grandissime entrate. Le persone vanno in questi centri commerciali a passare tutto il pomeriggio, la domenica, il sabato, come se fossero dentro a Luna Park, ma con una differenza: che a Luna Park qualcuno si diverte anche. Sempre meno verde, sempre più cemento, necessità o profitto? Secondo noi è assolutamente solo una questione di profitto, non c'è nessuna necessità di edificare, di consumare nuovo territorio a Bologna. Abbiamo migliaia di appartamenti sfitti, non abbiamo ancora un dato certo, semplicemente perché non c'è un'anagrafe edilizia come noi invece proponiamo nel nostro programma. Abbiamo un catasto che è una cosa ormai obsoleta, e un'anagrafe edilizia che ci consente di vedere effettivamente quali sono le case realmente sfitte e quali sono invece le case affittate spesso in nero a studenti, a famiglie a costi elevatissimi. Pensiamo che una persona che ha un lavoro che gli consente di avere un'entrata media di 1.200-1.300 euro, per chi ancora ha un lavoro, si trova a dover pagare degli affitti di 800-900 euro, quindi è impossibile andare avanti. Se noi invece avessimo un quadro completo di quelle che sono realmente le case affittate, le case sfitte, potremmo abbassare questi costi, perché ce ne sono un'enormità. Tra l'altro Bologna sta perdendo una grandissima occasione con queste aree, ex aree militari. C'era la possibilità di intervenire, secondo noi, di obbligare i nuovi compratori, quindi i costruttori, a fare dei parchi. Crediamo che sia necessario avere un parco in ogni quartiere della città, fare delle scuole. Sappiamo quanto è in crisi il sistema scolastico anche a Bologna. Invece le stiamo svendendo per far cassa, perché il comune su queste vendite prende un 15% dall'incasso che sarà del demanio, e sicuramente i costruttori, che devono fare i loro interessi e speculeranno un pochino, costruiranno delle abitazioni che creeranno probabilmente nuovi appartamenti sfitti. Ti ringrazio delle chiacchiere, mi ha colpito molto la serena convinzione che hai di colui che crede in quello che dice, e spero che questo possa servire alle persone per conoscerti meglio. Grazie quindi per la chiacchierata e ti saluto. Vuoi dire qualcosa? Ma grazie a te, prima di tutto voglio salutare tutti, fare gli auguri a tutti, e insieme ce la possiamo fare.